Bentrovati ad una nuova puntata di Europa Domani. E andiamo come sempre a una serie di opportunità per i giovani. Sono 338 quelli trentini che nel 2013, grazie al progetto MOV, Mobilità verso l'Europa, potranno effettuare un tirocinio professionale o una full immersion linguistica all'estero in uno Stato membro dell'Unione Europea. L'iniziativa, a costo zero per i giovani selezionati, è realizzata dalla provincia autonoma di Trento con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo. I diplomati con età compresa tra i 18 e i 26 anni possono svolgere una full immersion linguistica di 4 settimane in Francia, Germania, Irlanda, Malta, Spagna o Regno Unito, oppure tirocini professionali della durata di 16 settimane in Germania, Irlanda o Regno Unito. I laureati hanno invece a disposizione delle full immersion linguistiche di 4 settimane in Germania, Francia, Irlanda, Spagna o Regno Unito, full immersion specialistiche di 4 settimane nel Regno Unito, tirocini specialistici di 24 settimane in un paese tra Germania, Irlanda o Regno Unito. Le scadenze per presentare le domande sono 5, comprese tra il 1 marzo e il 18 settembre. Intanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha dato il via alla quinta edizione del progetto L'Europa cambia la scuola, che vuole assegnare attestati di qualità label per il riconoscimento di qualità alla progettualità in dimensione europea. Il label è rivolto alle scuole che abbiano realizzato iniziative di cooperazione europea in collaborazione con realtà scolastiche di altri paesi europei. Saranno selezionati al massimo 12 istituti che riceveranno l'attestato nazionale di qualità label e un premio di 4.000 euro. Gli istituti scolastici che intendono partecipare devono raccontare il loro percorso europeo mettendo in risalto il valore aggiunto dell'esperienza di cooperazione. Sono stati invece oltre 3.000 gli studenti che lo scorso novembre hanno partecipato al concorso di traduzione Juvenes Translatores indetto dalla Commissione europea. I vincitori selezionati sono 27 per ciascuno dei paesi dell'Unione Europea e saranno premiati nel corso della cerimonia di premiazione il prossimo 11 aprile a Bruxelles. I concorrenti hanno tradotto un testo di una pagina sul tema della solidarietà tra generazioni, scegliendo tra le 506 combinazioni linguistiche possibili con le 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea. I testi sono stati valutati dai traduttori della Commissione Europea e i lavori dei 27 vincitori hanno presentato un buon equilibrio in termini di diversità linguistica. 11 hanno tradotto dall'inglese, 5 dal francese, 5 dallo spagnolo, 4 dal tedesco, 1 dall'estone e 1 dall'irlandese. E questa era la nostra ultima notizia. Europa Domani però torna tutti i giorni su questo canale. Thank you.